Ciao a tutti amici di xmaldor.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare le Ozone Blast Ocelot World, che sono la versione personalizzata ed in collaborazione con il campione spagnolo di League of Legends Ocelot. La versione Ocelot si differenzia dalle Blast ST perché appunto sono un headset 7.1, a differenza delle ST che sono uno headset stereo. Inoltre la compatibilità è assicurata anche per la PlayStation 4 e ha alcune caratteristiche che l'altro modello non presenta e che vedremo nel corso di questo unboxing. La confezione è in colorazione nera e arancia, che caratterizza appunto la serie Ocelot di Ozone. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa, alcune specifiche tecniche che sono riportate anche ai lati, con altre ovviamente illustrazioni del prodotto e una breve descrizione sul campione. Procediamo dunque ad estrarre il prodotto dalla confezione e ad analizzare le cuffie. Ok, come possiamo vedere, ai lati della confezione sono riportati due sigilli plastici che andremo a rimuovere immediatamente. Rimossi i sigilli. Di pazienza, eccoci qui di fronte alle cuffie che, come abbiamo detto, sono un headset 7.1 surround. Le cuffie sono ovviamente ospitate in un blister di plastica, al cui interno troviamo un piccolo manuale con la guida utente riguardante il prodotto. Eccoci qui di fronte alle Blast della Uson. Rimuoviamo anche questo piccolo scotch e estraiamo il contenuto. Ok, eccoci qui, un attimo ancora di pazienza. Ci siamo quasi. Perfetto. Le Ozone Blast, come abbiamo detto, sono un headset 7.1 e per sfruttarlo avremo la necessità di collegare le cuffie tramite un connettore USB che, come possiamo vedere, è dotato anche di un tappeto in plastica. Il cavo non è rivestito in treccia di tessuto, è abbastanza lungo, dovrebbero essere circa 2 metri di lunghezza. È presente un controller inline che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono, che è una funzionalità e caratteristica di questo headset che vedremo tra poco, e di regolare il volume. Inoltre è dotato di una comoda clip che ci permetterà di attaccarlo vicino alla nostra maglietta, alla nostra felpa, in modo da evitare movimenti bruschi del cavo. Le cuffie, come possiamo vedere, hanno un design molto particolare. Già dai padiglioni possiamo vedere come le forme non siano perfettamente bombate, ma siano squadrate e seguono una linea molto frammentata. È presente questo bordino caratteristico delle cuffie. Inoltre, la struttura è in metallo, è presente anche il logo Ocelot, come possiamo vedere. Abbiamo sempre la possibilità di allargare e regolare, insomma, le cuffie. I padiglioni sono da 44 mm, a differenza di altri headset che ne usano 40 mm, quindi una dimensione abbastanza non comune. I padiglioni sono abbastanza soffici e sono rivestiti di pelle. Abbiamo inoltre questa possibilità che quando indosseremo le cuffie, i padiglioni si muoveranno leggermente in modo da calzare perfettamente sulla nostra testa. Anche l'headband ha riportato il logo Ozone. È presente ovviamente un'imbottitura anch'essa in gomma che ci permetterà di non affaticare la testa durante lunghe sessioni di gioco. La possibilità di ripiegarle e chiuderle su se stesse in modo da riporle più facilmente o trasportarle. Inoltre, abbiamo la possibilità di, una volta collegate le cuffie al computer, di vedere questa striscia illuminarsi di rosso. Inoltre, la vera caratteristica di questo headset è il microfono, che può essere attivato e disattivato tramite una semplice pressione, o comunque basta portarlo verso il basso o verso l'alto. Quando noi andremo a portarlo verso il basso, si attiverà.
e questo piccolo segmento di plastica si illuminerà di rosso in quanto è presente un LED, mentre quando lo porteremo verso l'alto si illuminerà di bianco. Inoltre, se possiamo sentire questo piccolo click per attivare e disattivare il microfono. Come possiamo vedere, le cuffie abbiamo già detto che sono davvero molto belle, hanno questo design arancione e nero che si intona perfettamente anche agli altri prodotti della serie Ocelot. Vi rimandiamo dunque al nostro sito www.eximhardware.com per ulteriori immagini e per la recensione scritta. Un saluto a tutto lo staff.